Look Park nasce a Bergamo da un percorso che si chiama Star Cup a Bergamo, di cui siamo usciti vincitori, a cui abbiamo partecipato l'anno scorso. E dopo questo percorso abbiamo deciso di continuare con il nostro progetto e partecipare anche all'hackathon di Brembo, e anche lì abbiamo riscosso successo e siamo riusciti a portare a casa uno dei premi disponibili appunto dall'hackathon. Ecco, e che cos'è a questo punto Look Park? Look Park è una delle prime applicazioni, se non addirittura la prima, che si prefigge di risolvere il problema del come trovare il parcheggio e tutto quello che c'è collegato intorno ai parcheggi. Quindi facciamo un esempio: io voglio andare a Milano, non ci sono mai stato, dove parcheggio? So che devo andare per esempio in via del Pavione 10, però dove sono i parcheggi e dove sono anche quelli liberi? Ecco, con Look Park ci prefiggiamo di creare un'applicazione molto simile, se non addirittura identica sotto certi aspetti a Google Maps, ma che al posto di lasciarti in via del Pavione e dirti ok, da qui in poi pensaci tu al parcheggio, noi vogliamo proprio accompagnarti in giro a tutte le vie vicino a questa fantomatica via, fino a che appunto tu non riesca a trovare uno di questi parcheggi. Questo riusciamo a farlo grazie a degli algoritmi che stiamo sviluppando e anche al fatto che abbiamo in alcune città adesso e in altre in futuro la mappa di tutti i parcheggi, la mappa di parcheggi in strada, in struttura, che siano a pagamento, gratuiti, per macchine elettriche, per disabili. E quindi grazie a tutte queste informazioni noi cerchiamo di creare un ecosistema completo attorno al trovare il parcheggio, pagarlo e arrivare a destinazione. Ecco, ma riuscite anche a indirizzare verso i parcheggi vuoti o questa è una feature che arriverà più avanti? Allora, dipende dal tipo di parcheggi. Per i parcheggi in struttura, quelli che rientrano nella nostra applicazione, nel nostro servizio, sì, sin da subito. Il parcheggio in struttura ci fornisce l'informazione di quanti parcheggi sono liberi e quindi se tu apri l'applicazione riesci a vedere quali sono occupati e quali sono liberi, permettendoti di dirigerti sin da subito in quelli in cui ci sono parcheggi disponibili. In strada stiamo utilizzando ad ora delle informazioni statistiche, un po' come fa Google Maps con il traffico. Google Maps non sa esattamente quante macchine ci sono in ogni posto, o meglio, lo sa per le persone che utilizzano il proprio servizio, esattamente come lo sapremo noi per le persone che utilizzeranno il nostro. Però si basa fondamentalmente sulla statistica, sul sapendo in passato quante persone sono passate lì. E noi stiamo facendo la stessa cosa. Sappiamo in quell'area quante macchine ci sono state in passato e sappiamo dire con un certo grado di sicurezza, appunto statistica, quanto lo saranno anche in quel momento. I vostri interlocutori sono i comuni o i gestori del TPL? Cioè, chi vedete come interlocutore nella costruzione di questo ecosistema? Tutti quelli di cui trattano o quelli che hanno bisogno di parcheggi. Perché per esempio alcuni comuni gestiscono loro i parcheggi in strada e quindi ci interfacciamo con loro. Altri, per esempio i parcheggi in struttura, molti, alcuni sono sempre gestiti dal comune, ma altri sono gestiti da privati. E quindi in verità il servizio è rivolto un po' davvero a chiunque abbia dei parcheggi e poi ovviamente agli utenti che ne vogliono usufruire. Avete parlato anche di pagamento. Cosa vuol dire? Che si può pagare attraverso la vostra applicazione? Che cosa state studiando? Sì, esatto. Tramite la nostra applicazione si riuscirà a pagare, un po' come si fa già con EasyPark, i parcheggi in strada. Però noi stiamo appunto sviluppando questa possibilità in più di farlo anche in struttura, che appunto è un più che anche EasyPark, per esempio, che è uno dei nostri main competitor al momento, offre in maniera molto diciamo minore rispetto a quello che stiamo facendo noi. Cioè, per esempio a Bergamo noi stiamo già indirizzando una decina di parcheggi in struttura, mentre EasyPark ad ora ne permette solamente su uno, proprio perché noi
senza entrare nei dettagli, usiamo dei metodi di pagamento per i parcheggi struttura diversi, quindi per l'utente sarà sempre facile, tanto quanto lo è per esempio con EasyPark, però tramite questa nuova possibilità che noi abbiamo, che stiamo sviluppando con i parcheggi in struttura, ci permetterà di farlo anche da loro. Quindi sia in strada che in struttura, pagare sul telefono. Se arrivi prima, puoi terminare prima la sosta, e se sei in strada, ricevere anche la differenza. Quindi quante volte siamo andati per esempio in strada, abbiamo pagato il biglietto magari per 3 ore perché pensavamo di rimanere lì tanto, siamo ritornati dopo 1 ora e mezza. Ecco, con la nostra applicazione ti permette anche di terminare un'ora, di guadagnare l'ora e mezza che non avevamo speso e farsi ridare i soldi. E se invece avevamo messo per 3 ore e c'è un imprevisto, rimaniamo lì per 5, dall'applicazione, senza dover necessariamente tornare al parcometro o alla macchina, si può estendere la sosta. Perfetto, grazie e buona fortuna. Grazie a voi. Grazie.